Parliamo ai giovani del tumore, lezioni contro il silenzio. Questo è il tema di un incontro che si è tenuto al Liceo Pizzi di Capo, organizzato dal liceo stesso in collaborazione anche con il Lions Club Casa Irta di Capua. Ed è questo il tema dell'odierna puntata del taccuino politico della campagna di oggi. Iniziamo la carrellata dei nostri interventi ascoltando il presidente del club di terra di lavoro, Carlo Russo. Noi continuiamo il nostro percorso di vicinanza ai giovani e vicinanza alle altre istituzioni. Infatti il convegno di oggi non è organizzato da Lion presso l'Istituto Pizzi di Capua, ma è organizzato da Lion insieme all'Istituto Pizzi di Capua. Abbiamo organizzato assieme, ci saranno qua ben 6 classi dell'ultimo anno che ascolteranno i relatori, che sono principalmente medici ma anche psicologi, sulle problematiche inerenti al tumore, non solo sotto l'aspetto clinico, quindi di come si può curare questa malattia che oggi imperversa nel mondo, ma soprattutto su come degli stili di vita e delle abitudini sane possono impedire che questa malattia propaghi in maniera così vortigina come oggi sta accadendo. Un cammino che certo non si ferma soltanto qui e che proseguirà, ecco, un nuovo metodo quello di aprirsi sempre di più alla società da parte dei Lions. Assolutamente sì, i Lions non saranno più chiusi all'interno della propria associazione, non vogliamo essere più definiti gli uomini che vanno a cena fra amici, semmai per operazioni di lobby, ma vogliamo sempre più essere vicini al territorio su cui operiamo, perché vogliamo far capire alle istituzioni, quindi alla scuola e alle altre associazioni, che noi siamo un'associazione dove il motto è We Serve, quindi servire, soprattutto perché dobbiamo far capire sempre più alle nuove generazioni, ed ecco perché ci tenevo di farlo con una scuola questo evento, che l'importante è essere uniti, stare insieme, perché dobbiamo smettere di pensare sempre al particolare, all'interesse proprio dell'associazione, della scuola, ma dobbiamo capire che ci sono gli interessi collettivi che vanno oltre l'interesse particolare. L'introduzione è del dottor Roberto Iulianiello, che si è particolarmente soffermato sull'importanza appunto della prevenzione a seguito di una giusta e corretta informazione. Il concetto di prevenzione è un concetto entusiasmante, un concetto magico quasi, che dovrebbe ormai comprendere un po' tutta la medicina, anche se si continua a fare soltanto diagnosi e terapie. In realtà bisognerebbe investire molto nella prevenzione. E diciamo che dei tumori si sta parlando perché essi costituiscono ancora il 30% delle cause di morte. E in Italia pensi che ci stanno 1,5 milioni di ammalati di tumori e alcuni sono anche giovani, quindi il problema riguarda anche i giovani. Ecco perché lezioni contro il silenzio è rivolto soprattutto ai giovani, perché il mondo giovanile non solo è colpito ugualmente dai tumori, perché ogni fascia di età ha i suoi tumori, e per esempio ricordiamo il melanoma, ricordiamo il tumore al testicolo che colpiscono soprattutto i giovani, oltre a vari linfomi, leucemie eccetera. Voglio dire che in realtà nell'età giovanile bisogna cominciare a fare una prevenzione adottando un corretto stile di vita, che non significa soltanto corretta alimentazione, ma per esempio evitare il fumo, evitare di diventare alcolisti, eccetera, per evitare che poi nell'età adulta oppure nell'età della vecchiaia insorgano i tumori quanto facilmente più insorgono. Non poteva mancare ovviamente il dirigente scolastico del liceo Pizzi che ha ospitato la manifestazione. Vediamo cosa dice al nostro microfono. Certamente l'obiettivo della scuola ormai è quello di aprirsi sempre più al territorio e quindi ovviamente collaborare anche con le istituzioni terzo settore, gli enti che affiancano le scuole in queste iniziative come il Lion Club. Questa non è la prima iniziativa che facciamo con il Lion Club di Capua, ma è diciamo l'ennesima iniziativa, perché siamo sempre pronti e disponibili a collaborare per dare un'offerta migliore e più completa ai nostri ragazzi. Il convegno di oggi infatti è un convegno che ha relatori di spessore, sicuramente potrà essere motivo di confronto e motivo di approfondimento per i nostri alunni. Infatti abbiamo coinvolto non a caso gli alunni delle classi quinte, che quindi anche l'anno prossimo dovranno fare una scelta universitaria, una scelta di vita, una scelta di studi, al di là del discorso proprio della prevenzione, che pure è un discorso fondamentale. A portare il saluto della città il sindaco Carmine Antropoli, sindaco appunto di Capua. Il saluto della città da parte del sindaco, una città che ospita stamattina questa importante iniziativa, un'iniziativa attesa soprattutto ai giovani, un'iniziativa che fa dell'informazione cardine principale della prevenzione. Sì, è fondamentale l'informazione perché oggi dal tumore si può guarire. Quasi tutti quanti i tumori
presi in fase iniziale, cioè fatta la diagnosi in fase iniziale, è possibile avere la guarigione clinica. E quindi dare delle informazioni, far comprendere ad esempio che una ricerca di sangue occulto nelle feci fatta può poi far proseguire determinate indagini per il cancro del colon e il cancro gastrico, oppure così alcuni esami ematochimici possono dare delle indicazioni su eventuali tipi di patologie neoplastiche. Questo tipo di informazione può salvare molte vite. Le conclusioni sono state affidate al professor Ruggero Nigro, oncologo di fama internazionale. Professor Ruggero Nigro, a lei le conclusioni di questa giornata di studi, di questo incontro stamane qui a Capua, progetto Martino, i Lions sempre in prima fila, i Lions per il sociale. Stamattina si parla ai giovani, ma soprattutto si cerca di rompere una sorta di muro del silenzio rispetto a un problema serio come quello dei tumori. Ma diciamo che il muro del silenzio esiste o non esiste, è il modo come si impegna la cosa. Noi Lions siamo del parere che bisogna far sapere innanzitutto, e logicamente far sapere in tutti gli ambienti, in tutti gli argomenti, particolarmente questo è l'oncologia, che è un argomento importante che interessa a tutti quanti, perché purtroppo nelle varie famiglie c'è sempre un caso. E dobbiamo dire che per la diffusione della cultura dei tumori è importantissimo sapere che ci sono delle possibilità di prevenire i tumori. Qui praticamente la prevenzione fa fare una diagnosi molto precoce, la diagnosi precoce porta a una terapia precoce, di conseguenza possono guarire tumori che una volta venivano considerati inguaribili e che adesso invece possono essere guariti a distanza di parecchi anni, non sono completamente scomparsi. Quindi certamente noi siamo dei Lions in particolare, ma anche come medici in generale, del parere che bisogna maggiormente diffondere la cultura in maniera tale da prevenire queste patologie che alle volte sembrerebbero basate su fatti banali e che poi invece possono esplodere in situazioni molto importanti e di notevole valore per la vita umana.